Il percorso nell'isola di Vulcano si conclude all'interno della Nightlife Vulcanara con un maracuja che apre i battenti davvero sotto il cielo stellato di un'isola davvero fantastica. Questo è il ritmo davvero entusiasmante di una serata che non trova fine, e le immagini di weekend dintorni da qui per l'isola di Vulcano cominciano per voi a girare. La situazione della Nightlife di Vulcano prosegue con i due DJ del Maracuja, sempre in un'estate 2012 davvero fantastica. Lucio Porrino e Matteo Lombardi. Che cosa significa mantenere un livello alto sull'isola di Vulcano dal punto di vista musicale? Sicuramente caratterizzare per generi, quindi a Baia Negra abbiamo dei suoni, qui abbiamo altri suoni per poter accontentare a 360 gradi tutte le richieste del pubblico. Qui sono sicuramente più dance, però abbastanza in linea con le tendenze anche nord europee. Cerchiamo di fare il meglio possibile. Il Maracuja è un gran contenitore musicale, diciamo che spaziamo sia dalla commerciale, musica italiana, dance attuale, quindi dico l'importante sia la qualità. È una splendida donna, Ludovica, lo abbiamo alle nostre spalle, c'è un Maraclub. Sì, il Maraclub è il privé del Maracuja, è un posto dove la gente si può rilassare, dove può prendere da una bottiglia più seduti, magari non vogliono il frastuono della musica, la gente, è un posto che cura il desiderio della gente. Console che cura il suono all'ennesima potenza. Abbiamo Nunzio Borino e Matteo Lombardi che sono veramente bravissimi e comunque mettono la musica per la gente, non per se stessi, e sa cosa vuole la gente. Maracuja è vulcano, il Maracuja è felicità, serenità, divertimento, il Maracuja è quello che vogliamo. Ragazzi, venite in vacanza qua, è bellissimo, vi divertirete, ci sono io, c'è il mio staff, c'è il Maracuja, c'è il Vulcano ed è unico. Lui è il PR più importante dell'isola. Giuseppe, cosa vogliono i turisti o comunque le persone che arrivano a Vulcano? Ovviamente ballare. E soprattutto comunque divertirsi, l'hai visto, c'è comunque bella gente e tutto il resto. Vengono qua solamente per il Maracuja, Vulcano, Maracuja. Il Maracuja è difficile da spiegare, e regala tante emozioni. Il Maracuja è la punta di diamante di Vulcano. Vulcano, il Maracuja, sono mille emozioni. Cocò. Mi sono innamorato di quest'isola che è fortemente di successo. Ci trovi delle persone che sono veramente, che ti amano con tutto il cuore e che sono fortemente sicure, ma veramente sicure. Entriamo nel privé del Maracuja, ovvero sia il Maraclub, con una splendida bar woman. Cosa significa Maraclub? È il privé del Maracuja. Io vorrei che mi dicessi, mi creassi un long drink tutto adeguato a questa situazione davvero molto luxury di questo Maraclub, che potrebbe chiamarsi come? Io chiamerei il cocktail del Cosmopolitan, che è un cocktail internazionale e si avvicina molto ai colori pure del Maraclub. Che cioè, sono? Il lilla e il bianco. I am bound together and forever with
ragazzi, veniteci a trovare e non ve ne pentirete. Il Maracuja, Vulcano, o l'amate o l'odiate, io lo amo. Catturate anche queste immagini dell'isola di Vulcano, è stata una giornata davvero entusiasmante, la notte si conclude così sotto un cielo stellato, il vulcano che fuma, la notte che continua ancora, la musica ancora che vibra, ma noi non terminiamo qui perché questo speciale Olio continua per voi a girare sulle isole più belle del mondo, continua a girare per voi.